Volkov comanda la mafia russa approdata a Berlino Est dopo la costruzione del muro nel 61. È in combutta con varie organizzazioni in Europa e nelle Americhe. Neutralizzandolo colpiremo sia Perseus sia l'intera organizzazione. È un pezzo grosso. Ed ecco quello più piccolo. Franz Kraus. L'MI6 lo identifica come uno dei corrieri di informazioni di Volkov. Ha una consegna con lui in programma per domani sera. Ci infiltreremo a Berlino Est con la U-Bahn. Una stazione fantasma dall'altro lato ha il punto di accesso che ci serve. Da lì osserveremo l'ingresso in città di Kraus. Quando Volkov si farà vivo, vedremo il da farsi. Breaking the Wall. Siamo oltre il muro e dentro Berlino Est. Si comincia. Bitte stellen Sie keine Keckerungssätze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Adler, il vagone sul retro è libero. Andiamo. Ah, così sul treno? Bene, vabbè. Una sigaretta la butto così sul treno, vabbè. Appena il treno rallenta, io e te saltiamo. Park Lazaro, la prossima stazione. Belle e io seguiamo Kraus. Bene. Il treno sta rallentando, andiamo. Ci siamo! Occhio! Le guardie della Germania Est pattugliano queste stazioni. Una pattuglia. Usiamo il treno per superarla. Sulla panchina. Facciamolo fuori in silenzio. Attenzione. Certo che è pure quell'altro, eh. Andiamo. Si ho mancato uno. E, cioè, per chi mi siete preso? Per Steven Seagal, per Rambo, ma... Cioè, ma sparagli pure te, no? Ehi! Merda, che succede? Lavoro per le ferrovie. Vi posso mostrare i documenti. Non si può stare qui. A terra immediatamente. Fermi, fermi, fermi. State calmi. Sono sicuro che possiamo risolvere. A terra subito saremo costretti a sparare. Ho detto a terra! Ora. Ma cosa? Bel lavoro. Ora ripuliamo. Kraus arriverà presto al posto di blocco. Saliamo sul tetto. Park, Lazaro, quasi in posizione. Ricevuto. Vieni, di qua. Occhio al riflettore. Aia.
sanno come isolare un posto, glielo concedo. Controlla il posto di blocco. Kraus si farà vivo a momento. Cerca di trovare Kraus. Merda, c'è più sorveglianza del solito. Se lo trattengono, Kraus mancherà l'incontro con Volko. Al posto di blocco, quello con la valigetta. È lui. Lo sta. Non è lui. Negativo. Si è così. Kraus non è così. Io non ho capito che strano a fa. Bene, è il nostro uomo. L'ho fatta. Vieni. Ha attraversato il muro. Fa rapporto. Io e Lazar vi stiamo aspettando al punto d'uscita. Ricevuto. Stando alle fonti, Kraus e Volkov si vedranno nel bar dopo la strada. Dentro c'è la referente di Alzo. Avrà un ombrello blu. Io sorveglio la strada da qui. Ok. Ombrello blu? Dov'è l'ombrello blu? Bell, cerca l'ombrello blu. Un attimo. È un vero piacere vederti. Kraus è al tavolo oltre la mia spalla destra. Ah. Buonasera, cosa posso portarle? Una perfume Hervice, per favore. L'audio è forte e chiaro. Ora aspettiamo Volkov. Hudson non ha detto granché. È Volkov che volete. Allora, vediamo, Volkov quando si fermerà a Berlino, cosa sai dirmi su quel corriere laggiù, stasera la polizia si è schierata in forze. La 2. Kraus era nella Stasi, ma non lasciarti ingannare dal suo aspetto. È un assassino.
Vabbè, tanto forse gliele dobbiamo fa tutte. Chi lo sa, quello è come uno spettro. Direi non più di un giorno. Sono riusciti a prendere un mio informatore in una retata, a due isolati da qui. La Stasi capirà che ce ne sono altri in zona. Vorrei chiederti un favore. Non resisterà a lungo alla tortura. Dobbiamo salvarlo. Oppure, zitti. È prigioniero qui. Però è possibile. Vanishing. Allerta, okay. Credo che Volkov stia entrando. Dov'è Volkov? Qualcuno ti ha seguito. Torna a casa e attendi la nostra chiamata. Cambieremo posto e ora. Lascia gli inseguitori a noi. Bell, qua in vista. Stanno entrando due della Stasi. Esci da lì, ora! Chase, passa per il bagno. Io le trattengo. Piano B, andiamo all'appartamento di Kraus. È la nostra via per Volkov. Rimani nascosto per evitare di essere scoperto. I nemici saranno messi in guardia. Ok. Ich wohne gleich oben im Platz da drüben. Mi servirà più tempo. Wir waren auf dem Weg. Sì. Vai da Lazare Park senza di me. Già. Mi faccio sentire quando posso. Ho un pezzo figo in der Kneipe. Vai. Schon gut, schon gut. Sie können meine Wohnung hier aussehen. Guardate che roba, aspettate. Okay. Ah, ma l'ha già fatto. Attenzione. Vabbè, si capiva. Ich tue Ihnen nichts. Glaube ich, so lange hier, bis die Straße weg ist. Incontriamoci nell'edificio che vedi davanti a te. Dare nell'occhio, abbiamo già abbastanza casini. Sì, vabbè, tantiamo. Ok, allora, dobbiamo andare tipo qui dentro. Sì, l'abbiamo fatta stealth un po' alla cazzo, veramente. È così che tieni un basso profilo, Dio ci aiuti. Seguimi.
gente del posto parla. Anche nel negozio di elettronica di fronte alla casa di Kraus. Devo portarla dei knackwurst di Der Braunbar. Ormai è chiuso. Ma che è più avanti. Ah, ok, dobbiamo seguire lui. Comunque facciamo questo e poi ci lasciamo, perché sentite che il sound dentro casa comincia a essere... Eccoci. Veramente insopportabile. Un auto accostato vicino alla casa di Kraus, ma... Un attimo. Kraus telefona. Come collegata, procedure. Non mi hanno costruito oltre il punto di blocco. L'individuo a Kraus. La barricetta è al sicuro. Non l'ho mollata un attimo. Dove e quando? Qui, come il posto. Farò attenzione. Che ne pensi, Lazar? Pare che Volkov voglia la valigetta di Kraus. Per arrivare a lui, dobbiamo piazzarci un tracciatore. Uno di noi si introdurrà a casa di Kraus. Evitare lui o la moglie sarà la parte difficile. Ci penserà bene. Io controllerò all'esterno in cerca di ospiti indesiderati. Se ci ho pensato... Se ci ho pensato come ci ho pensato prima... Bene. No, ma che ci frega, facciamo un giochino qua. Ma io non ho capito a che piano sta questo. Puoi sedare la moglie se necessario, ma Kraus deve andare all'incontro. Sto per telefonare a casa di Kraus. Preparati a entrare. Nessuna Freya. Sì, quello è il mio numero, ma temo che... Senta, sono sicura che la sua amica non è qui. O le ha dato un numero sbagliato, o lei ha sbagliato. Certo, si figuri. Ti resta poco tempo. Trova la valigetta. Ti vedo più.
assoluto? È riuscito a introdursi nel tuo appartamento. Io non so come sia arrivato ai materiali, però te l'ho portato. Questo migliora leggermente la tua posizione. È nel mirino di Perseus da un po'. Ma dirai a Perseus che l'ho catturato. Abbiamo Greta Keller. Per di più, ce l'ha venduta il suo collega. Pezzo di merda senza palle. Io, mi dispiace, Greta. Il KGB è più generoso. Ah, finalmente. Perseus ha messo una taglia su di te. Beh, io direi la prima. A lei è andata bene. Non farmi tirare fuori i miei giocattoli. Te lo chiedo ancora. Tu, per chi lavori? Allora... Che razza di idiota sei? Pensi forse che morirai con dignità qui? Sei merce danneggiata. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Miat, cosa? Sparate! Confidavo in voi. Penso alla valigetta. Prendi Polvo. Madonna, ma che ci avete addosso? MI6. Grazie. Volkov è nostro. Meritava di peggio. Andiamocene da Berlino Est. Le informazioni di Volkov confermano i nostri peggiori timori. Perseus ha rubato l'ordigno nucleare da Berlino Est. Non ne siamo ancora sicuri. L'ha fatto, ne sono certo. C'erano coordinate in codice tra i documenti nucleari di Volkov. È una regione disabitata nella Repubblica Sovietica d'Ucraina. Un aereo spia ha rivelato questo. Voglio sapere quello che succede in questo edificio. Serviranno anche gli altri. Woods e Mason ci raggiungeranno da Kiev. Bell, tu farai squadra con Woods. Io e Mason aspetteremo l'estrazione. Park ha le comunicazioni.
Non sappiamo quanto siano numerosi o preparati, quindi se dovete ingaggiare, fatelo con attenzione. È ora di sbirciare dietro la cortina di ferro.